Interporti al centro, una rete strategica per l'Italia. Se ne è discusso a Nola con un focus sul network dei poli logistici intermodali italiani, quale asset strategico per l'Italia. All'evento hanno preso parte tutti i rappresentanti degli interporti associati, nonché esponenti del mondo accademico, economico, del settore dei trasporti e della logistica. Sono intervenuti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il viceministro ai trasporti e alle infrastrutture Galeazzo Bignami. In Campania abbiamo investimenti importanti che riguardano il tema delle infrastrutture. Siamo sugli 8 miliardi di euro di investimenti fra interventi stradali, ferroviari, navali, portuali, aeroportuali. Quindi davvero si apre una stagione di grandi investimenti che può determinare una spinta allo sviluppo della nostra regione. Abbiamo 6 miliardi che sono destinati alle attività connesse alla portualità, di cui alcune del PNRR e altre FSC e fondi nazionali. Abbiamo 300 milioni che sono stanziati proprio dal PNRR sulla misura M3C2, che è finalizzata allo sviluppo della logistica nel piano nazionale, della piattaforma logistica nazionale. E poi ci sono risorse che sono magari meno capienti, ma non per questo meno significative, come quelle che hanno portato a novembre ad accordi tra 12 interporti e il MIT, utili appunto al reperimento di risorse per l'implementazione dell'attività degli stessi.